è andata proprio come doveva andare. La finale dei campionati italiani di pallanuoto categoria amatori WISP, intanto, l'hanno disputata due squadre liguri, come nella migliore tradizione, e ovviamente le due compagini più forti. Il Lecca Monaco, costola della Rainante Seccamogli, e il Centro Nuoto Sestri. Il Levante e il Ponente della città metropolitana, due scuole differenti di pallanuoto. Ed è stata una finale davvero tricolore, con i biancorossi del Camonaco e i biancoverdi del Sestri. Ha vinto il Dream Team del Levante, mettendo in campo per tutta la partita i più forti, i più esperti, quei giocatori che hanno militato in Serie A, qualcuno anche in nazionale. Qualche nome? Paolo Venturelli, Marco Rainero, Gigi Revello, Michele Fondelli, Vittorio Poggi, Davide Gogna, il veterano Massimo Bozzo, la straordinaria coppia dei fratelli Ginocchio e poi tutti gli altri, compatti, uniti, decisi a vincere tutto. Sono arrivati in 35, in pullman, con tifosi e famiglie a seguito e il tricolore già appeso al vetro posteriore. Dall'altra parte i lovers del Sestri, l'allenatore e giocatore Antonio Manariti, il vicepresidente della Ragno Stefano Pitale, i senatori Luca Bombino, Erio Scaranari, Beppo Schettino, Michele Giacobbe, i più giovani Stefano D'Ingeo, premiato come giocatore più rappresentativo della squadra, Massimiliano Maccarini, Fabio Petrozzi, Antonello Scalmato, Matteo Bottero, il portiere Daniele Scarfì e la quota rosa, unica nel campionato regionale nazionale, Giovanna Rosi. E tanto per rafforzare il concetto, ancora Liguria al terzo posto con la Rainante Sori, campione d'Italia uscente. Due giorni di pallanuoto nel nuovo impianto Le Saline di Senigallia. Otto squadre divise in due gironi, da una parte il Sestri, il Sori, la Polisportiva Comunale Riccione, l'UISP Cascina Gesport, dall'altra Camonaco, Aquatic Torino, Poggi Bonsi Pallanuoto, Dinamica UISP Scandicci. E ora il percorso delle finaliste. Parte il Sestri, 7-5 al Riccione, con i biancoverdi che pagano in ritardo di più di un'ora dall'inizio della partita e con un risultato che poteva essere anche più pesante. Poi un secco 6-1 al Cascina. La vittoria del girone si ottiene battendo il Sori, che arriva nervoso per aver vinto di misura 5-4 contro i toscani del Cascina e avendo pareggiato appena 1-1 contro il Riccione. Esageratamente aggressivi i ragazzi di Olli Cannella. Nonostante questo perdono 3-1 contro il Sestri, che fa gioco e partita. Il Camonaco vince 5-3 contro il Poggi Bonsi, strapazza 9-1 il Torino e conquista il girone vincendo 9-5 contro la Scandicci. Arriva il giorno delle finali, per la medaglia di bronzo si affrontano Sori e Riccione, vincono i Liguri 7-4, Davide Cerchi, portierone amaranto, lascia i pali e si siede in panchina in veste di allenatore, sostituendo mister Cannella, richiamato a Genova per problemi di lavoro, e vince con merito, giocando la migliore partita. L'attesa sale, in campo la bella pallanuoto, quella tecnica e quella di fantasia, quella potente e quella giocata a memoria. Parte subito forte il Camonaco dei mister Ginocchio, assestando una doppietta, recupera il Sestri e il risultato è in parità. Poi i biancorossi se ne vanno prima amministrando, poi affondando i colpi e la partita finisce con il risultato di 6-2. Luca De Gregori, arbitro perfetto, fischia la fine ed esplode la festa. Il Sestri va a congratularsi con i campioni d'Italia, loro li ringraziano con un coro. Emozioni e commozioni, la premiazione, le medaglie. C'è chi non ha ancora 20 anni ed è arrivato sino qui anche con un po' di incoscienza. C'è chi di anni ne ha più di 50 e non trattiene le lacrime. È stato un campionato magico, brava la WISP che ha intuito il grande movimento che si poteva creare e non l'ha sottovalutato, grazie alla collaborazione del Google Ligure che ha predisposto la copertura degli arbitri, a Mario Biondi che ha organizzato da solo le finali di Senigallia. La storia continua, pensando già alla prossima stagione. Questi sono davvero gli amatori dello sport.